Niente, non risponde. Dove cazzo siamo finiti? Ho sbagliato strada. No, compare, però non ci stai con la testa. Ciccio, ma dove siamo? Con te sto parlando. Vabbè, va. Problem? Sì, che sono finito con due disperati. Questo stava al telefono con una ragazza che non lo cagherà mai. Oh! E questo gli infranti il cuore. Poverazzo. C'è problema? Stai zitto. No, ma infranto non lo capisci. Prendi il navigatore. Il telefono non ha segnale. Ma devi portare tu il navigatore. Sì, sì, ce l'ho io. Qua, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Oh, però vi avverto di una cosa. Che? Questo è un navigatore particolare. Cioè? È ultima generazione. Cioè? Di questi qua, tipo, dal basso. Un navigatore spirituale. Spirituale? Tra 300 metri gira a destra, ma puoi anche girare a sinistra. La scelta in te è nel tuo spirito, non altrove. Che cazzo vuol dire, giro o no? Che ne so. Quando io? L'uomo comune capisce diventa saggio, quando il saggio capisce diventa uomo comune. Mancano 200 metri. Porca troia, che devo fare? Meditate ragazzi, mancano 150 metri. Porco Giuda, a destra o a sinistra? Guardate, in sostanza non esiste nulla. Puoi andare a destra o a sinistra, ma come dicevano gli antichi monaci zen, se c'è il riso mi mangio il riso, se c'è il tè mi bevo il tè. Che cazzo vuol dire? Io che ne so, è di ultima generazione, te l'avevo detto. Una grande illuminazione nasce da un grande dubbio. Lo diceva il Dalai Lama, ragazzi, mancano 100 metri. Questa è colpa tua. Puoi portare a bere il bue, ma se non sarà lui a bere morirà. Mancano 50 metri. Cazzo faccio, là dove giro trovi o no? Il Buddha, non ti fermare. Là dove trovi il Buddha, procedi oltre. Manca cazzo 30 di metri. Buddha, va bene così, giro se o no? Se capisci le cose non sono come sono, se non le capisci le cose sono come sono, ci siete? L'abbiamo perso. Dovevi girare, così abbiamo perso l'autostrada. E perché non lo dicevi mentre il monaco Zen qua parlava? Quando hai compreso a fondo, ragazzo mio, non c'è nulla da capire. No, compare, non lo cazzugliare, che così entri in modalità poesia. No, no, compare, no. Che è la modalità poesia? Oh. Io scendo, appena torno sto coso deve scomparire. Ma perché devi fare così? È spirituale. O lui o io. Ma è una cosa bella la spiritualità. No, Simone. Simone. Dai. Simone, Simone, qua. What's going on? Centinaia di fiori in primavera, la luna in autunno, la brezza fresca dell'estate, la neve in inverno. Se non occupi la tua mente con cose inutili, ogni stagione per te è una buona stagione. Guardate ragazzi, stiamo facendo delle cose meravigliose. Stiamo rivoltando questa città come un calzino. Questi ragazzi, la famiglia, è proprio una cosa bella perché è una cosa sentita. È come tutte le cose sentite arrivano all'anima. Non mi interessa la ristrutturazione urbana della città. Mi interessa la ristrutturazione umana. E guardate questa cosa che stanno facendo contro la mafia, contro un'idea di Sicilia che ormai non c'è più. La nuova idea che stiamo promuovendo è proprio quella di trovare un ponte col Dalai Lama, con le attività spirituali che tutti in questa città sentono e ci stanno riconoscendo. Qualcuno mi prende a pietrate quando esco la mattina di casa, però è una bella energia positiva che io sento che mi arriva in maniera forte, urlata, anche con minacce di morte, ma sono inviti a uno sguardo verso l'aldilà, verso l'altrove.